gli oratori che sono intervenuti, il signor Graham Watson, la signora Monica Frassoni, il signor Francis Wurz, per gli auguri di buon lavoro, ma non posso non rispondere un po' a lui e a tutti coloro che hanno guardato all'Italia dandone una versione assolutamente caricaturale e lontana dalla realtà. Io li invito a venire a godere di qualcosa che il governo Berlusconi evidentemente non è riuscito a negare, cioè al sole, alla bellezza, ai 100.000 monumenti e chiese dell'Italia, ai 3.500 nostri musei, ai 2.500 siti archeologici, alle 40.000 case storiche dell'Italia che non siamo riusciti a distruggere in questi 2 anni. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. L'Italia quindi di interesse a cui molti hanno fatto riferimento. Bene, forse non avete la conoscenza del fatto che in Italia i giornali, ma soprattutto le televisioni che ancora appartengono al mio gruppo e alla mia famiglia, sono tra i nostri più decisi critici. Perché? Perché evidentemente vi manca il sole dell'Italia. Non siete venuti e non avete mai acceso una televisione italiana. Perché dovreste sapere, e molti di voi vengono dal giornalismo, dovreste sapere che ogni giornalista ha come massima sua preoccupazione quella di apparire indipendente nei confronti dei suoi colleghi. E questa indipendenza lo porta ad essere ogni giorno critico nei confronti di colui che considera il padrone. Se questa è la forma di democrazia che intendete usare per chiudere le parole del Presidente del Consiglio europeo, vi posso dire che dovreste venire come turisti in Italia, ma che qui sembrate turisti della democrazia, dei turisti della democrazia. Un appunto. Sono stato 6 anni capo dell'opposizione in Italia, non mi fa paura con questi interventi. Ho l'abitudine ad essere contraddetto. Sull'immigrazione vorrei ricordarvi che se c'è un paese che affonda le sue radici nel cristianesimo, un paese generoso, aperto a chi ha di meno e a chi soffre, questo paese ho l'orgoglio di dire che è il mio paese, è l'Italia.